Questo a noi ci fa piacere. Complimenti. Complimenti a tutti, fatevi un applauso perché... Autoapplaudimento. È vero Raffaele, noi avevamo una lista di 100 persone, l'abbiamo depennati e invitati tutti il resto. Perché non volevano mangiare? Una scrematura abbiamo fatto, Federico. Abbiamo fatto una scrematura. Mi sembra anche corretto. Siete stati appositamente selezionati. Scremati. Adesso, cosa vogliamo fare? Adesso parliamo di un argomento molto divertente. Gli effetti benefici del solletico. Chi è che soffre di solletico? Qua ne vedremo delle belle. Allora, innanzitutto uno dei punti cardini è il solletico rafforza i legami sociali. È chiaro che la prima forma di solletico è quello che fa la mamma a un bambino piccolo per farlo ridere. Gli albori proprio. E Psicologi Today, che pare che sempre è un'associazione, riporta che la maggior parte degli adulti preferisce essere solleticato da persone di sesso opposto. Avete promuovendo visto? L'idea che la pratica potrebbe diventare... un legame di coppia. Ecco, adesso facciamo un gioco, vi solleticate a vicenda. Chi sta seduto solletica l'altro e vediamo. Non accettiamo denunce, mi raccomando, grazie. Adesso facciamo una carrellata, prima di passare sugli altri punti, volevo sapere cosa ne pensate voi del solletico. Cosa pensate? È vero, andiamo partiamo dalle coppie oppure? No, parliamo da gente che non ha parlato fino adesso. Ok, dai. Ciro, dai, vai a fare questo bel tour. Specie a quelli che si specie a quelli che si nascono. Con Federico qui. Fatti là tu. Perché lui vuole parlare ancora, non già parlato. Ok, va bene. Allora andiamo invece da dai, io ne soffro tantissimo. Allora, posso fare mi aggancio, pare che le zone più solleticate sono le piante dei piedi, le ascelle puzzolenti, no, le ascelle normali. No, dai, ti prego. Sono zone sensibili al solletico e fanno parte del sistema di allarme del corpo. Adesso mi raccomando, scarpe belle salde. Giro vita. Ok, facciamo questo giro vita. Partiamo da Luca, per esempio. Luca, confermi? Sì, confermo. Come al solito è di molte parole, questo ci aiuta a non lo intervistare più perché veramente è un danno d'immagine. Avanti un altro. Vai avanti. Vabbè, andiamo avanti un altro. Questo lato, verso questo lato, che non abbiamo sentito, per esempio. Il solletico? Sì, yes. Penso che effettivamente sia benefico, anche se non soffro tantissimo il solletico, però dipende anche dalle zone. Sotto la pianta del piede, per esempio, sì, lo soffro. Ok. Tu invece concordi? Allora da kill? Sì, io non è che ne soffro particolarmente, dico la verità. A giorni alterni, come capita, a giorni alterni, ho capito. Dipende da chi lo fa, è solletico. Quindi avvalora la tua tesi, Federico, questa cosa. Vedi, ci vuole sempre un qualcosa, diciamo, di femminio per stuzzicare l'uomo. Certo. Io, ritornando a questa indagine di Psychology Today, sono sempre questi inglesi che sono sempre usciti. Sempre loro, stanno sempre in mezzo. Da quando sono uscito all'exit... Praticamente un'altra concezione pare che il solletico ai piedi può ridurre l'incontinenza. Un prodotto realizzato nel 2010 ha ipotizzato che il solletico ai piedi potrebbe stimolare il plesso sacrale, nervo che controlla l'attività del bacino, risolvendo così alcuni problemi di vario tipo. Uno su tutti l'incontinenza. Il solletico in pratica stimolerebbe il nervo che controlla la vescica. Adesso fuori quelli controlliamo un po' la vescica di tutti. La medicina 33 Federico Mancini, perfetto, incredibile. Allora vediamo questo lato che c'è ancora le vesciche, ti prego. Allora poi un altro punto, vediamo la vescica di qualcuno in fondo, qualcuno che non ha parlato. Come sta la vescica? È benefico? Penso di sì. Solletico oppure no? Come? Sì, nessuno soffre solletico. Nessuno soffre, sono proprio gigro po' praticamente, l'uomo d'acciaio lo chiamavano. Ok, sentiamo invece da quest'altro lato, soffre solletico. No. Provatela a casa vostra magari. Benissimo. Però insomma, tanti temerari quindi, Federico. Allora, praticamente un altro punto di questa associazione dice Federico, che... tu che rapporto c'hai col solletico? Io col solletico, diciamo, sulla pianta dei piedi rido come un birichino. Invece sulla panza sono molto, diciamo, gigrobo. Ecco. Però quando ero piccolo, questo però... tutti mi possono confortare, tutti anche i non presenti. Invece confermi, facci questi effetti agli altri. Confermi? Io sono più piccolo di lui. ma adesso noi cerchiamo il pelo di un uomo nei fatti di famiglia, Raffaele. Cerca di farti i fatti tuoi. Non me ne importa proprio, veramente. È una di quelle cose che non vorrei sapere, grazie.
Per quanto riguarda un altro punto, è chiaro risaputo che il solletico provoca la risata. Sappiamo che ridere fa bene alla salute e rafforza il sistema immunitario, abbassa lo stress perché fa anche bruciare calorie. Non si è ancora capito però se la risata conseguente al solletico sia volontaria e rientri in un concetto delle sue funzioni oppure sia involontaria. E quindi no, a questo punto il dibattito a voi. Secondo voi la risata è volontaria oppure involontaria? Cioè, noi facciamo ridere come scemi o siamo bravi? Vai a interrogare anche un po' tu, la parte destra. Rispondere al pubblico. Cioè la risata è volontaria o un meccanismo di ripetitivo? Cioè uno ride e partono tutte le galline appresso. Il microfono non si sente là a fondo. No, in realtà è fatto apposta, questo è un tentativo di Ciro proprio per mandarmi in avanscoperta. Chiudiamo l'argomento su un ultimo tema, cioè il solletico aiuta anche il cuore, perché praticamente uno studio del 2014 effettuato presso l'Università di Lizza ha rilevato che il solletico può contribuire a ridurre lo stress al cuore, ma solo se viene effettuato nella zona definita tragus. Chi sa dov'è il tragus? Vediamo chi alza la mano. Il tragus di Torino, Roma, Ancona, Genova, Udine, Salerno. Praticamente il tragus non è altro, attenzione, un piccolo lembo triangolare vicino alle guancia che alcune persone trafiggono col piercing. Roba di tutti i giorni, perché uno la mattina si alza si trafigge col piercing. Dai, chi è che tutti quanti, no? In pratica solleticare il tragus significa avere un cuore più efficiente e calmo. E con questa notizia siamo tutti più sereni. Tranne io, no. Il tragus, chi non ce l'ha, è in vendita, penso, si vende Nelle migliori rosticcerie, quindi affrettatevi, mi raccomando. Allora, adesso andiamo simpaticamente in musica. C'è uno spacco musicale, ce l'abbiamo oppure... Sì, ce l'abbiamo, certo ce l'abbiamo. Adesso un po' di musica ci vuole. Adesso c'è un pezzo... Prossimo stacco, Ciro, dai, annuncialo direttamente. Sì, vorrei fartelo annunciare da te, perché... No, dai. L'hai fatta tu la scaletta. Io? Te l'ho fatta io già. No, è un altro artista italiano, un artista che voi tra l'altro avete avuto modo di ammirare poco tempo fa. Esatto. Chi è? Secondo te? Ora in questo momento un artista italiano, Giovanotti, in mezzo... Esatto, bravissimo. Finalmente. Tra l'altro siamo nel periodo giusto. Periodo giusto, perché il pezzo si chiama L'estate addosso, Giovanotti.